Ciao, io sono Lorella, benvenuti sul mio canale. Come state? Spero che abbiate avuto una buona giornata. Qual è la cosa più bella che vi è successa oggi? Anche se piccola piccola, fateci caso perché è importante. Oggi ci troviamo nella nostra Legacy Challenge, quella che amate tanto. E siamo in uno scenario diverso, infatti siamo a Sulani. Questo perché? Perché la nostra Sally di buon mattino ha pensato bene di fare un incontro con i suoi ammiratori. Eccola qua la nostra Sally, con un bel ammiratore già svenuto ai suoi piedi. Ebbene sì, perché ricordiamoci che lei è una celebrità vera e propria. La reputazione dobbiamo aumentare un po', eh? E vediamo un po' invece i punti di fama. Questo assolutamente, che può fare gli streaming da 24 ore. Perfetto. È una bomba emotiva e ha il palato raffinato. Vediamo un po' come andrà questo incontro. Sono appena le 6:30 del mattino, è mattiniera la ragazza. Socializza con gli ammiratori. Vediamo se mi fa socializzare con Akira. Presentazione allegra, vediamo un po'. Ah, sì, meno male, va. Oh, ciao, tu devi essere un mio ammiratore, sei qui per me, vero? Oh, sì, sono così felice di vederti. Ma raggiungiamo anche gli altri. Vieni qui, Akira, seguimi. Grazie. Ecco qui. Wow, che bello, c'è Crystal e Selina insieme, stupendo. Oddio, Ugo si sta arrabbiando. Allora, ringrazia per la presenza e facciamo, racconta una storia di gruppo, un'avventura su una nave maledetta. Allora, Yuki, lui, Luna, Ugo, Annabeth e Akira. Avete sentito di quella storia? C'è anche Brooklyn, beh, vabbè. Avete sentito di quella storia della nave maledetta? Deve essere una storia molto intrigante, sapete? Già, si parla anche di fantasmi. Oddio, adesso perché è diventata tesa dei sogni sfumati? Vabbè. Raggiungi 100 follower. E poi c'era anche un pappagallo. Un pappagallo parlante. Era di un pirata. Oddio, Yuki. Gli girano le scatole. Non mi piacciono molto queste storie di guerre, di lotte. Ma invece, ascolta, non fare la lama. Il pappagallo soprattutto è simpaticissimo, faceva delle battute strabilianti. Dovevano trovare un tesoro. Ok. Vediamo se questa volta se posa per le fotografie. Che cosa può succedere? Ringrazia per la presenza Ugo. Ringrazia per la presenza Cetelem. Mamma mia, che nome. Ringrazia per la presenza Selina. Dai. Poi ci vuole anche un po' di comicità. Raccontiamo delle barzellette. Ok, ha raggiunto il livello 7 di comicità. Molto bene. Quindi questo l'abbiamo fatto, perfetto. Allora, scatta una foto con Ugo. Vediamo se intende questo con fatti dei selfie con gli ammiratori. Perché non ci facciamo un selfie? Oh, ne sarei felice. Ok. No, infatti, non intendeva questo. Vediamo se mi dà l'interazione. Allora, l'interazione dei selfie con gli ammiratori non me la dà. Vabbè, quindi facciamo ringrazia per la presenza e racconta una storia incredibile. Sono molto contenta che sei venuto, sai? Come potevo mancare? Per me oggi è una giornata bomba. Non ci crederai. È meglio di una partita di basket. Oh, vedi, ha guadagnato 809 Simsonian per i video che ha fatto. Bene. Ok, andiamo a raccontare un'altra storia di gruppo, però.
hanno pagato, Nanani ha pagato l'affitto molto bene. Oddio, sta per finire. Allora, racconta una storia coinvolgente, sempre a lui, dai. Ormai. E poi balleremo insieme. Accidenti, ma hai sentito della storia del Big Bang? Quella che ha spazzato via i dinosauri? Il suo balletto se lo sta facendo? Wow, sono tutti entusiasti. Bene, oh, è finito. Quello d'argento. Abbiamo avuto un premio d'argento. Hai completato l'incontro con gli ammiratori, guadagnando un argento. Il tuo sim ha ricevuto un po' di Simsolion e un aumento di fama e reputazione. Molto bene. Vediamo un po'. Sì, infatti, è vero, verissimo. Bene, bene, bene. Lei continua a ballare e a questo punto scateniamoci. Ah, ma se ne vanno? Ma no, dai, restate a ballare. Divertiamoci. Vai, facciamo un bel gruppo e facciamo balla insieme. Non ve ne andate. Dai. Pronti a scatenarvi nelle danze? Vai, Ale. Così vi voglio. Bravissimi. Divertiamoci, siamo qui per questo. E a questo punto lei ordinerà anche una bevanda. Vediamo che può ordinare. Un po' di malto a quest'ora, insomma. Un semplice succo con ghiaccio, dai. Ah, si mette a ballare pure dietro al bancone. Anzi, sapete che vi dico? Ma lei si beve proprio questo. Fa la scroccona, sì. Dai. Sedi la scroccona. Bene, a questo punto tornerà a casa. Vediamo come sta messa con il bisogno. Ok, perfetto. Anzi, no. Le facciamo fare un po' di jogging. Sì, perché perdere questa occasione? È un posto così bello. Guardate che meraviglia. È bellissima, Solani. Molto bene. E dopo questa bella corsetta, la nostra Sally vi dirigerà qui. Aspettate che prima bisogna sciogliere il gruppo però, eh. Sciogli il gruppo. Ok. Andiamo da Sally. Ecco qui. E farà una bella chiamata a Noah, invitandolo nel lotto attuale. Ciao Noah. Sono sulla spiaggia, Sulani. Ti piacerebbe venire qui? Insieme a me ci mangiamo un boccone. Molto bene. Allora aspettiamo Noah, perché lei aveva il desiderio di chiacchierare con un sim per cui è una cotta. E quindi il mare, quale occasione migliore? No, è arrivato troppo tardi. È arrivato troppo tardi, si è chiuso il negozio. Rimarranno a bocca asciutta. Ciao, scusa per il ritardo, mi sento un lama. Perdonami. Io vado a dormire, sto qua da stamattina. E questo è quello che dice la signorina del negozio. Vabbè, pazienza. Vabbè, loro intanto si stanno facendo una bella chiacchierata, ma lei ha fame. Però io avevo visto qualcosa per grigliare, ma non la vedo più nei paraggi. E vabbè, pazienza. Rimarrà un po' a bocca asciutta. Allora, intanto facciamo discutere delle paure con Noah, così vediamo se le va via la paura dei sogni realizzati. Sai, ho tanto paura che i miei sogni non si realizzino. Ma no, bisogna respirare e vedrai che andrà tutto bene. Bisogna avere fiducia in se stessi. Oh, se me lo dici tu, io ci credo. Ragazzi, cerchiamo un po' di provarci. Lei adesso si complimenterà per l'aspetto e poi è bene anche tenere un diario. Sì, è vero, è un'ottima idea. Perché? Perché l'ha insultata? Ehi, ma che ci stai provando? Questo è quello che dice lui.
No, io scherzavo, scherzavo. È vero, ci siamo dimenticati che lui è gelido. Ci vorrà un sacco di tempo per cercare di conquistarlo. Che ne dici di costruire una scultura di sabbia? Un ricordo. Ah, vabbè, poche parole sa, fa tutto lei. Mi dai una mano? Ecco, grazie Noah. Meno male, va. Già per te non ha mangiato, sta poveretta. Sedi la sottona. Lei. Scusate, ma vediamo il profilo, porca paletta, che io non ci posso credere che lui è così duro. È presto per dirlo, ma potrebbero esserci. Ma potrebbe esserci qualcosa. Ho capito. Però qua questo non se la dà una smossa. Facciamo imparare a conoscere, magari a lei manca un tratto per conoscerlo un po' più a fondo. Chissà come verrà. Sono così emozionata. Wow! Vlad Stroud vorrebbe acquistare su Trendy Vita d'Elite. Eh sì, perché lei. Oh! Allora, una cosa per volta. Lei aveva messo su Trendy un abito. Questo qui. Ok. E poi metterà su Trendy anche questo, che è la copia del vestito verde di quando è uscita con lui a Capodanno. Lo vuole mettere sul mercato e vuole vedere come va. E lo vuole mettere ad un prezzo esagerato. Vediamo. Allora, una cosa per volta. Intanto gustiamoci la giornata con Noah. Wow, non è venuta male, che ne dici? Sì, è vero, è un capolavoro. Oddio, insomma, va bene. C'è di meglio. È un po' arrabbiata sta tartaruga. Vabbè, è una tartaruga arrabbiata. Oh, a lei è andato via. È andata via la paura dei sogni realizzati. Grazie Noah, me l'hai tirata su, meno male. Meno male. Vediamo un po'. Niente, non riesci a conoscere questo tratto. Vediamo, impara a conoscere. Ecco, adesso è instabile. Si vede, figlio mio. Andiamo bene. Certo che ce lo siamo andati a cercare con lanternino, no, eh? Oh, alle brutte. Che vi devo dire, cambieremo obiettivo, però è così carino. È troppo carino. Cioè, a me piace tanto. E lo so, Teddy però non demorde. Ragazzi, riproviamoci. Scambia i numeri di telefono, vai. Che ne dici di scambiarci i numeri? Mi imbarazza un po' chiedertelo. Sembra che ci sta. Sì. Ma solo lei si è presa. Ah, ecco. Scusate, ma io ho visto un anello. Questo è un anello. Chiedi se è single. Si guaba, condotti un. Io l'avevo dato per scontato, anche Sally. Ma tu sei single? Hai una storia? Ah, meno male, ragazzi, meno male, single. Mi era preso un colpo. Ecco, e allora provaci, Sally, vai. Flirta. No, andiamo diretti. Primo bacio. Ho la mano spacca. Stai nuotando! Wow! Ma lui sempre sta faccia contrariata. Ok. Mi sta bene. In fin dei conti sei molto carina. Grazie, grazie. Mazza. La sagra della modestia proprio, eh? Vabbè. Che ne dici di cenare insieme un giorno di questi? O potremmo studiare insieme? Sì, va bene, ci sto. Mi farò bello per te. Ma tu sei già bellissimo. Io invece devo rifarmi le unghie. Mi raccomando, vorrei un cappuccino, però sai che sono un patito del cappuccino. Te lo farò trovare. Vabbè, ciao Noah, te ne sei andato così. Sono le 7:30, Noah se n'è andato. E a quanto pare abbiamo capito che la serata è finita. Perfetto.
E allora senti, vattene a casa. Vai a casa. Ognuno a casa sua. Il luogo del silenzio stiamo a fare. Così t'ha troncato. Vabbè. Lo fanno, lo fanno. Sono ragazzi, sono ragazzi. Allora, ragazzi, la nostra Sally è tornata a casa. Sta cenando perché aveva una gran fame e niente, è contenta del suo appuntamento con Noah. Infatti lo sta pensando, è proprio cotta. E adesso si metterà a fare il suo streaming, immagino, quotidiano, per avere più popolarità. Eccola qui. Perfetto, lasciamo la nostra sedia al suo lavoro e con questo io vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video. Vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto questo video e di iscrivervi se non volete perdere la storia della nostra sedia. Un bacione grande e ci vediamo presto. Ciao ciao!